nuestra crisis debe ser mucho grave. Casa solo devi farti compagnia, accendi la tua radio e il televisore, la matrice anche la lavastoviglie, accendi tutte le luci della casa. Ecco, non sembra neanche che piova, quanta compagnia. Yeah.
Tutte le piante e gli animali del bosco erano pronti per la primavera che stava arrivando. Viaggio lunghissimo, pensarono. Chissà quanti pericoli, quanti emozioni. Aspettarono tutta la notte e per non addormentarsi raccontavano strane storie di fantasmi. Piano piano il sole spuntava e nell'aria c'era molta eccitazione. Il vento era stranamente freddo. Ormai il sole era alto. E finalmente... Ecco! Non lo attraverserate mai! Cosa dici? Panarello! È fatale! E gli animali, i piccoli scoiattoli! Si fanno due a due insieme! Ma... Scusa, c'è un po' di roma? Ma non state lì impalati! Piuttosto ditemi! Dove si batti questo bosco dell'Ostia? Thank you.
anche se il cervello vuole. Linfe calde ma salate si spargeranno sugli scogli. Ma lui sta
ha comprato tutto al supermercato, adesso di filato dritto a casa, deve lavorare tanto, è già tardi. Dimenticate i finocchi. È ora di lasciare in letto i sogni che non mi ricordo neanche più. Sento ormai che il mio nuovo giorno sta per cominciare. Apro la finestra e c'è il sole. Ma fondo nuvole non splenderà a poca vita ormai. E c'è il sole, ma in fondo nuvole non resterà a poca vita ormai. Thank you.
L'uccello più sacro che mai abbia visto nella mia vita, tante qualità ma tutti più o meno uguali. Forse tu parli dell'uccello del paradiso, ti amano anche del paradiso, ma quello di cui parlo io vive insieme ad un altro animale. Sono senza piume, ma uno dei due è davvero un uccello. La cazzazza. Mamá y papá.
Senti quasi bene.